tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dal sito Pink Panda. Qui c'è il logo Pink Panda. Ho fatto degli acquisti perché volevo delle cose per quanto riguardava l'Essence e quindi l'unico sito che aveva per il momento questi prodotti era Pink Panda e quindi ho voluto fare un ordine da loro. Ho già aperto la mystery bag per quanto riguarda Halloween e poi vi farò vedere, ma volevo farvi vedere che tutti gli acquisti erano messi in queste, diciamo, in questa carta e qui ho la bolla, quindi vi so dire anche i prezzi. E ho preso delle cosucce. Allora, vediamo cosa ho preso. Io ho fatto l'ordine perché sapete tutti la mia passione sfrenata per quanto riguarda i pennelli e quindi avendo visto su un canale YouTube che fa vedere tutti gli acquisti di Essence per quanto riguarda le linee che escono in Germania, avevo visto questi pennelli e li volevo assolutamente, quindi ho fatto l'ordine e ho preso questi due, che sono proprio i pennelli per quanto riguarda il Natale. E sono questo è uno Shake the Brush ed è il Powder Brush. La linea è From Santa with Love e vengono venduti in queste confezioni. Io ancora non li ho lavati perché mi è arrivato da poco. E il pennello è così, vedete, dentro ha tutte queste stelline con delle palline. E il pennello è morbidissimo. E poi ho preso anche quello piccolino. Erano soltanto questi due, e quindi li ho presi tutti e due. E questo invece è a lingua di gatto, vedete? È sempre sempre morbido. Io adoro i pennelli di Essence perché sia per quanto riguarda il design sia per quanto riguarda le setole sono ottime, veramente ottime. Il pennello, quello grande, è venuto Santa with Love and Shadow. Ah, questo, quello per gli occhi, è venuto in €1,59. Invece quello da Cipria, diciamo, è 4,29 euro, quindi 1,59 euro e 4,29 euro. Sono ottimi pennelli, sapete tutti che mi ci trovo benissimo per quanto riguarda i pennelli della Essence. Poi cosa ho preso? Sempre per quanto riguarda la linea di Essence, io ho preso questo che sinceramente credevo che era l'illuminante, invece ho sbagliato e ho preso questo. Questo è uno scaldamani e questo l'ho pagato 2,19 euro. Ed è questa cosa, questa qui. Non mi ricordo adesso come si faceva, se mi sbaglio si metteva dentro il microonde. Devo leggere l'istruzione, sinceramente, perché non mi ricordo come si utilizzava. C'era scritto in quella italiana, qui invece non c'è la traduzione in italiano. Comunque, dovrebbe essere uno scaldamani e mi piace tantissimo come cosa, anche se avrei preferito l'illuminante, ma vabbè. E questo è 2,19 euro. Poi ho preso altri prodotti, tra cui queste spugnette, che sono delle mini spugnette. Io non avevo letto che erano mini, ma vabbè, sapete tutti che io faccio la collezione anche per quanto riguarda le spugne, quindi le ho volute acquistare. Sono mini 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 e sono gialle. Queste mini spugnette, non so, c'è scritto qualcosa? No. Le mini spugnette, quanto venivano? Catruise, non vedo. Ah, le sette di due spugnette banana, 4,99 euro queste due spugnette. Infatti, per questo mi sembravano quelle più grandi, invece erano piccoline, perché 4,99 euro mi sembra esagerato come prezzo. Non lo so se riescono, diciamo, a gonfiarsi, ma le spugnette sono queste. Vediamo, vediamo, vediamo. Poi
Se mi sbaglio per quanto riguarda i prezzi, sotto li troverete scritti. Poi ho preso un rossetto liquido, che sarebbe questo, della Catrice, ed è un plump e volume, ed è un volumizzante lip buster. Mi piaceva tantissimo il colore, questo è 080 Lost in the Rose World, e l'ho voluto prendere. Ho visto che era un ottimo, veramente un lip gloss un po' pump, nel senso volumizzante, quindi dovrebbe avere qualche cosa all'interno. Per adesso ha un colorito normale, quindi un lip gloss semplice, color carne. A me piace tantissimo utilizzarli e quindi l'ho voluto prendere. E questo è costato 3,99 euro. Infatti, poi c'era uno sconto, per questo l'avevo preso. Mi sembrava strano che avevo preso anche l'altra cosa. E poi per finire ho preso un rossetto di questi qua, che sono di Revolution Pro, e ho preso la colorazione Stripped. Il packaging è molto molto bello, mi piace tantissimo. Questo è il packaging del rossetto, cioè della confezione del rossetto. E adesso vi faccio vedere il rossetto. Questo, vediamo se c'è scritto. Revolution, 5,99 euro è costato. Il packaging del bullet è questo, molto molto bello. E il rossetto è questo qua. Allora, il colore mi piace tantissimo, assomiglia al Ripened The MAC, è vellutato, proprio si vede dal bullet che è molto molto vellutato, anche come scrivenza, bella, leggera, ed è un nude color malva che a me piace tanto, ed è questo. Sì, assomiglia molto al Ripened, solo il Ripened è molto più matte. Ed è molto molto bello. Anche l'odore, diciamo, non è male. E questo è per quanto riguarda Revolution Pro. Devo dire che non avevo mai provato questi rossetti della Revolution, quindi ero molto molto curiosa. E questo è uno dei rossetti che, diciamo, si avvicina tanto alle mie, al mio malva che cerco in ogni cosa. E poi c'era un'altra cosa che volevo, che è della collezione, se avete già visto l'altra, che io ce l'ho sul dorato, guardo là perché è messa là, ce l'ho sul dorato, e sono queste palettine di glitter per quanto riguarda sempre Revolution. E avendo quella dorata volevo anche questa rossa, che si chiama Hot Pursuit. Ed è una palettina, sì, di glitter, che è fatta così, tutta glitterata. Infatti vi spoilerò anche che ho preso le altre. Poi ha uno specchio dove vedete le cose qua. E poi ha... vediamo se riesco. Vi metterò... e poi ha tutti questi glitter, uno più bello dell'altro. Cioè, vedete quando ci arriva la luce come diventano? Cioè, sono veramente, veramente fantastiche. Cioè, guardate, questo è un duochrome bellissimo. Molto, molto belli. Molto, molto belli, scusate. Non vi faccio gli swatch perché sono devo uscire, quindi non mi posso, diciamo, sbrilluccicare tutta. Però mi piaceva tantissimo. E volevo prenderli perché ovviamente adesso che siamo quasi nelle festività natalizie inizierò a fare dei video per quanto riguarda dei make up per quanto riguarda le feste di Natale, il Capodanno, e quindi ovviamente mi serviva una palettina del genere. Già con l'altra, quella dorata, la pigmentazione era ottima, sono sicura che anche di questa ne sarò estasiata, tra virgolette, perché è molto 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 bella.
Poi andiamo per finire alla mystery bag. Io già l'ho aperta perché volevo vedere cosa c'era all'interno, proprio per vedere se i prodotti mi piacevano oppure no. E sinceramente sono rimasta abbastanza delusa da questa mystery bag. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Cosa c'è all'interno? E troviamo questo, che sarebbe un un pulitore di pennelli, sarebbe tipo quelle spugnette. Io ho il guanto e ho anche un'altra parte, sempre che si attacca al lavandino per lavare le spugnette. Questo è a forma di cuore, potete inserire la mano, tipo inserite la mano così e pulite il pennello. E sinceramente non mi interessa perché già ce l'ho di diversi modelli, ho quello grande, quello più piccolo, il guanto, quindi sinceramente questo non mi serviva. Poi c'era questo, che non so cos'era, non me lo ricordo più. Ah, sì, dovrebbe essere uno smalto, ed è uno smalto con lo scheletro, molto molto carino come packaging e tutto, ed è uno smalto glitterato con il rosso, che è questo, non so se si vede, questo. È molto carino per quanto riguarda il packaging e tutto, ma io non ho la ricostruzione, quindi non mi interessa molto questo smalto. E per finire una palettina di Revolution, e sinceramente non mi piace assolutamente, ed è questa. Non mi piace proprio, né come palettina né come niente, non la apro perché non la voglio tenere, e quindi non mi interessa, diciamo, aprirla. Comunque la palettina in questione è questa. E non so se lo farò qui su YouTube o lo farò su Facebook o lo farò su Instagram, ma queste cose che ho appena fatto vedere, più metterò altre cose, vi farò una specie di contest e li regalerò, perché non mi piace più tenere cose che non utilizzo, e quindi voglio diciamo ripulirmi di alcune cose e regalare tutto il resto. Niente ragazze, per quanto riguarda questo video è tutto. Io mi tolgo gli swoosh perché sennò qua mi sporco tutta. Per quanto riguarda questi acquisti è tutto. Io ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, se avreste acquistato qualcosa invece di questo, avreste preso qualcos'altro, se avete preso anche voi l'illuminante o avete sbagliato come me a prendere lo scaldamani. E niente, che dirvi di più? Spero che il mio video vi sia piaciuto, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!